Signori, venite avanti, avanti c'è posto. Cosimo. Ci siamo? Quasi? Aspettiamo che gli ultimi arrivati prendano posto e poi verremo fuoco alle polveri. Anzino. Sì, passo ora. Io sono già. Sei pronto? È già pronto, quindi sei in diretta, quindi stai attento. Sono già in diretta. Sei già in diretta, volevo solo avvisarti di questo. Ok. Ditemi voi quando possiamo iniziare. La promessa che vi posso fare è che sarò brevissimo come mio solito nel discorso iniziale, quindi non temete. È vero, gli ultimi saranno i primi. Pasquale, vieni a prendere posto avanti. Mi date l'ok o no? Grazie, gentilissimi. Mi serviva, mi serviva. Gli amici del libro e della biblioteca, Mag, ladra dei libri, gli artisti che espongono in questo giardino della biblioteca, danno a tutti il benvenuto a questa 8ª edizione di 7 libri per 7 sere e seconda edizione di Arte per 7 sere. Perdonatemi, ma non riesco a trovare note per cui essere contenti se non quella di ritrovarci in questo giardino. Continuiamo a seminare iniziative per poter porre le condizioni affinché si formi a Siderno una comunità più colta e responsabile, che sappia vedere nel benessere collettivo il proprio benessere individuale. Non nascondiamo la sofferenza sociale che la comunità sidernese e non solo, sta vivendo a causa dell'epidemia di SARS-CoV-2. In aggiunta ad altre condizioni strutturali che sono legate alla storia del nostro paese. Crediamo comunque che per un futuro migliore, più equo, più sereno, non basta che qualcuno si ritrovi con un conto in banca più consistente, ma sia necessario acquisire tutti una maggiore consapevolezza di esseri sociali che nel benessere collettivo soddisfano appieno la realizzazione del sé. ALB, come piccola associazione di una città metropolitana, prova a dare il suo piccolo contributo di impegno sociale. La stessa cosa, se non è eccessivo, chiediamo a tutti ed ognuno per come sa e per come può.
Adesso chiamo su questo palco, o su questa cattedra, una volta cattedra, chiamo Damocle e chiamo Enzino Romeo. Damocle perché è il primo espositore di questa sera. Ed Enzino che dirà due parole proprio su Damocle. Grazie Enzino. Buonasera, scusate la piccola invasione di campo, ma Cosimo e Damocle soprattutto mi hanno coinvolto per questa inaugurazione stasera, perché come sapete ogni sera, no, ci sarà un artista che esporrà dei quadri ed inizia Damocle Girò, con il quale abbiamo un'amicizia ormai pluridecennale, no, fatta di tante avventure, storie, biciclettate e via dicendo. E quindi non potevo esimermi. Non so se vuole dire direttamente qualcosa a Damocle, ma lui mi ha coinvolto, dice vieni, però come al solito lui è molto estemporaneo, perché lui fa una pittura estemporanea, anche se poi profonda, ed è estemporaneo anche il suo modo di fare, quindi ti dice le cose 10 minuti prima, quindi bisogna anche stare un po' così sul canovaccio. I quadri li vedete, lui è un grandissimo, secondo me, ritrattista, non per niente figlio di Remor Girò, che secondo me è stato uno dei migliori ritrattisti del Novecento calabrese, e però appunto ha anche questa passione per diciamo, il paesaggio fissato sul momento. Adesso con questa sua nuova tecnica di tempera riesce a dare da una parte le sfumature giuste alle tinte, ma nello stesso tempo a fissare i colori in maniera netta, forte, lo notavo prima, e quindi spero che li apprezziate questi quadri. E quando mi ha chiesto di venire, dico, se devo dire due cose non lo so, ho ritrovato una qualche riga che gli avevo mandato anni fa per una, diciamo, un evento simile, sempre una sua mostra, che non ero qui a Siderno e gli avevo scritto qualche riga, l'ho riletta ed è perfetta per stasera. Damocle, sai, sono quei discorsi che di solito si leggono alla fine del funerale, quando prima di mandare la bara via, no? Allora è meglio farlo da vivi, no? È così, anche perché poi se muoio prima io, capisci, almeno non ha manco questa soddisfazione. E vediamo se la ritrovo, perché l'avevo messa da parte. Come? Vieni, vieni così. No, no, con me non perdo tanto, assolutamente niente. Ecco qua, vedi. Guardate, sono poche righe, ve le leggo così abbiamo completato questa parte. Caro Damocle, sono davvero contento della tua personale di pittura organizzata a Siderno, ti faccio i complimenti, gli auguri, purtroppo non ho visto i tuoi quadri, neanche stasera li ho visti proprio sul momento, almeno quelli più recenti. È impossibile esprimere un giudizio sul piano artistico, del resto di te conosco l'umanità più che l'arte, ma non è poco, perché l'artista trasferisce sulla tela una parte di sé e la vita in fondo non è mai scollegata dall'arte. Sono sicuro perciò che coloro che potranno osservare in questi giorni le tue opere troveranno, in questo caso solo questa sera, non perdete l'occasione, troveranno una traccia del tuo carattere, una traccia della tua generosità, innanzitutto la capacità di darsi, di spendere le proprie energie per qualcosa che non sia solo materiale, lo sport, la politica, la comunità sociale, o per l'appunto l'arte. Troveranno traccia della tua ingenuità, quel volere percorrere una strada che si ritiene giusta pur sapendo magari di stare dalla parte dei perdenti. Non per nulla Don Chisciotte è una delle figure più belle dell'arte di tutti i tempi e Miguel de Cervantes, ne sono certo, avrà trovato ispirazione 4 secoli fa da uno come te. Una traccia anche del tuo coraggio, di quel vivere sempre sul filo del destino, giorno per giorno, senza pretendere certezze, che non siano le proprie capacità professionali o l'affetto dei propri cari, senza cercare spinte dei potenti, favori, camarille, preferendo debiti, se del caso, al rischio di rimanere obbligato con qualcuno o con qualcosa. Se tu avessi pensato in grande, forse oggi saresti a capo di una delle più importanti aziende della Calabria. Tuo padre, grande ritrattista, ti trasmise il seme dell'arte, ma ti insegnò anche un mestiere che allora, più di 50 anni fa, no, da 60, 70, non so più, nella nostra regione nessuno sapeva ancora fare. Tu hai preferito restare un artigiano, direi che hai preferito restare te stesso. E questo è stato anche il tuo coraggio,
è stato il tuo pensare in grande, sentendo che niente conta più della propria dignità, del rispetto, delle proprie convinzioni. Chi guarderà i tuoi quadri vedrà un po' della tua infanzia felice e disperata, delle corse in bici della tua giovinezza, del lavoro che non c'era e che hai cercato in Svizzera, faticando nel gelo delle Alpi ginevrine, dormendo nelle baracche degli emigrati, no? Con il Pablo d'ogni dove che anni dopo canterà De Gregori. Chi guarderà bene vedrà il tuo ritorno in riva allo Ionio, pieno di ottimismo, di voglia di riscatto, quel ritorno che io ho conosciuto diventandoti amico di pedalate e di avventure. Vedrà le battaglie piccole e grandi che hai combattuto per rendere migliore, che stai continuando a combattere per rendere migliore il tuo paese, che ora spero apprezzi questa tua mostra. Questo l'avevo scritto anni fa, ma vale anche per stasera. Bravo, Lanza. Che dire, lo scorso anno ci trovavamo anche al Teatro Greco di Marina di Gioiosa e in quell'atmosfera ho inaugurato, Enzo ha inaugurato un'altra mia mostra. È stata un'emozione, perché voi, per chi mi conosce, sa che io vivo in mezzo al verde, cioè io vado a denunziare qualsiasi persona che taglia un albero o a fare delle guerre, questo lo ha benissimo evidenziato Enzo, per chi deturpa il paese e chi ci vuole, per esempio, dare delle cose che si deve e non dovrebbe come cittadino turista avere. Questi giorni stiamo facendo delle battaglie anche per questo. Quindi mi ritengo un pittore ambientalista, amante della natura. Quello che io ho fatto sono degli angoli. In questi giorni, quest'anno, mi sono promesso di dipingere sul posto, in qualsiasi casa, in qualsiasi villa. Ho fatto 8 quadri di questa mostra, 4 nella proprietà di Martino Recupero a Siderno Superiore, davanti a loro, in modo estemporaneo, e altri 4 nella proprietà di Paolo Fragomeni di Siderno Superiore sempre. Quindi vado a fare una mostra quest'anno tutta su Siderno Superiore e la continuerò in questi giorni. Sono felice, faccio quello, diciamo, che nella vita ho sempre voluto fare, il pittore. Oggi devo ringraziare pure Adalb, la biblioteca e il suo presidente, che mi hanno dato la possibilità, come lo scorso anno, di esporre. Magari, diciamo, non ci saranno le cose che io speravo, però la cosa più bella è essere, ricordare il nostro paesaggio, che domani forse quell'angolo non ci sarà più. Vi ringrazio a tutti, grazie. Grazie Adamo e grazie Anzino. E adesso continuiamo però, o ci fermiamo, continuiamo. Palma Comandè, ti prego, e Pasquale Mia. E vedremo cosa nasce, la padrina cosa ti dà, prego. Al centro Palma e mettiamo di lato Pasquale. E adesso viene il bello. Buona continuazione, dai. Grazie, buonasera a tutti e benvenuti all'ottava edizione di Sette Libri per Sette Sere. Posso dirvi di essere un po' emozionato questa sera, perché? Perché è la seconda volta che Alb mi dà l'onore di aprire questa rassegna, che ogni anno in continuazione aggiunge sempre più spessore sia nell'organizzazione e sia nella qualità dei partecipanti. Grazie al lavoro di tutti i volontari, di tutti gli iscritti, di tutti gli albini, giusto Presidente? Di tutti gli albini, ecco. Per cui per me è un grande onore ed è un grande piacere. Grazie di questo ad Alb. Cosa dire? Questa sera ho il piacere e ho l'onore, per la seconda volta in questa stagione, di presentare il libro di Palma Comandè. Ho avuto la fortuna, la gioia,
e il piacere di presentarlo io per la prima volta circa un mese e mezzo fa. A quell'epoca, e io scusate, posso fare una cosa gentilmente perché sennò mi sento un po' a disagio? Mi siedo perché la mia veneranda età non mi permette di stare molto all'impiedi e adesso che ci siamo accomodati, cara Palma, tocca a noi. Ebbene, quattro chiacchiere, non pretendiamo di analizzare in profondità, andare a scavare del perché, del come e così via. A me piace un po' chiacchierare su alcuni aspetti di questo libro, La Padrina, edito da Rubettino. Noi abbiamo avuto la fortuna, Palma, di avere il direttore di Rubettino, Luigi Franco, che ci ha parlato in maniera profonda di come nasce in effetti un libro. Ma questa sera io vorrei partire da un altro momento. Ho seguito Palma in una sua seconda presentazione. Questa seconda presentazione è avvenuta a Bruzzano Zeffirio e lì c'era una figura meravigliosa, una bambina che si sta avviando ad essere ragazzina, e quando Palma ha avuto l'occasione di essere appunto chiamata a parlare del suo libro, ha chiamato sua nipote e ha fatto un gesto molto bello. Ha preso questo libro che si chiama La Padrina e ha chiamato la nipote, se l'è messa a fianco e gli ha detto: il contenuto di questo libro lo passiamo da una generazione ad un'altra generazione, come atto di una trasmissione di valori, di ideali, perché questo è un libro dove dentro noi troviamo valori e ideali di generazioni di calabresi, ma principalmente di uomini. E questo è molto importante. La nipotina, che si chiama, se non mi sbaglio, Stefania, giusto? Ecco, non ha mosso parola perché si è sentita caricata di questa responsabilità, perché la responsabilità adesso ce l'hanno le nuove generazioni. E allora, Palma, io chiedo subito a te, partiamo da questo. Perché quel gesto? Perché questo passaggio? Qual è il senso che tu hai voluto dare a tutto ciò che hai fatto quella sera? Bene. Posso toglierlo? Che mi viene più comodo? Grazie, buonasera a tutti, sono felicissima di essere qui stasera, vi ringrazio per essere qui così numerosi, ringrazio Cosimo Pellegrino che è il presidente di questa associazione e ha organizzato tutto questo, e un saluto particolare al giornalista Enzo Romeo che è insomma una delle personalità illustri della nostra terra. E insomma ringrazio voi per essere qua. Bene, rispondo subito all'amico Pasquale Mia. Perché questo gesto di trasmettere, di tramandare, di passare questo testimone? Per i contenuti del libro. La Padrina che cos'è? La Padrina è nata dal bisogno di una riflessione sulla nostra cultura. Perché la degenerazione di questa cultura che si
concretizza poi in quelle forme criminali, in questa che io chiamo degenerazione in senso lato, perché prima dell'azione criminale c'è tutta una, diciamo, un discorso di mentalità. Questa degenerazione in fondo nasce dalla nostra cultura, nasce dalla nostra mentalità. Quindi dov'è, mi sono chiesta, dov'è il cortocircuito? Dov'è che c'è qualcosa che non va? E a un certo punto nascono questo tipo di azioni e nasce questo tipo di mentalità. Perché? Io premetto che ho insegnato molti anni e ho insegnato anche in paesi difficili, quindi ho avuto modo di osservare da vicino determinati comportamenti, determinate espressioni e manifestazioni culturali. E osservando queste cose ho cercato di spogliarmi del pregiudizio, ossia della forma di stigmatizzazione di certe cose che poi distinguono il bene e il male in maniera netta. A me non piace distinguere il bene e il male in maniera netta, perché entrambi convivono dentro ciascuno di noi. Jung diceva che l'amore stesso, l'amore vero, non è altro che una entità estensibile che va dall'inferno al paradiso, che contiene in sé il bene e il male. Figuriamoci se lo contiene l'amore, se non lo contiene tutto il resto, che è espressione dell'uomo, va bene? Quindi, poiché non volevo distinguere nettamente queste due espressioni umane, ho cercato di penetrare il più possibile non tanto le manifestazioni quanto gli individui, ciò che i vari individui manifestavano. Ossia, cercavo di cogliere in uno sguardo, cercavo di cogliere in espressioni verbali, cercavo di cogliere nel tono di voce, cercavo di cogliere nel modo di approcciarsi ad un bambino. E quando gli cadeva qualcosa a terra, dice, là, che ti importa? Oppure, che so, ti ha rubato la gomma, e tu perché non si ruba sta pinna, per esempio? Ti ha preso questa cosa e perché non gli hai tirato uno schiaffo? Cioè, da queste cose io cercavo di capire cosa ci fosse dietro, perché sì, è vero, serve l'azione della giustizia, è chiaro che serve, perché occorre mettere a posto le cose, ma non credo che basti, non ho mai creduto che bastasse. Ho sempre creduto che ci volesse anche un'azione di comprensione preliminarmente e poi un'azione profonda di educazione. E quindi, poiché ho capito che il problema è vasto, il problema non si ferma alle manifestazioni cruente, facilmente stigmatizzabili, dalle quali ogni persona per bene prende le distanze. Il problema non si ferma là, va oltre. E noi, società civile, ci dobbiamo interrogare, cercare di capire dov'è questo cortocircuito e dov'è il limite entro il quale finisce qualcosa e comincia qualcos'altro. E poiché questo limite mi sembra molto blando, mi sembra molto, come dire, sfumabile. Perché? Perché facilmente ci si trova a un certo punto dei ragazzini venuti su per bene che poi si trovano a sbandare. E allora è colpa solo di qualcuno che ha catturato la loro ingenuità, oppure c'è qualche defiance originaria che ha fatto sì che ci fosse una debolezza di fondo facilmente attaccabile? Sono tutte domande che mi hanno accompagnata nel corso del tempo. Non solo, ma c'era anche l'osservazione di una umanità dolente. Perché guardate,
Vedere arrivare in una scuola delle madri giovanissime con una schiera di bambini di ogni età, quindi già c'era una rinuncia a priori a vivere la giovinezza, e questo è un fatto culturale che appartiene alla parte più interna della nostra terra. E poi queste donne che sono già giovanissime, vedove, oppure sole perché il marito è in carcere, perché magari è chissà dove, eccetera, eccetera. E vedere questi sguardi che contenevano in sé rabbia, dolore, rassegnazione, ma anche guizzi di reazione, come se queste giovani donne avessero bisogno di aggrapparsi ad altro, di cambiare, come se dentro quello sguardo ci fosse un mare in tempesta, proprio un mare tempestoso, dentro cui mi sembrava che le loro zattere vaganti non sapessero dove appigliarsi, cioè vedevo delle esistenze mancate, ma consapevoli che fossero esistenze mancate, non inconsapevoli, chiaramente non in tutte, ma in molte sì. E allora questo non faceva che accrescere in me questo desiderio di capire perché queste giovani vite già a 30 anni, a 32 anni dovessero essere esistenze mancate, così. In fondo, sebbene appartengano ad una frangia della popolazione piuttosto dimensionata, però fanno parte della nostra vita e soprattutto sono madri, ossia quelle donne che trasmettono i valori, sono quelle donne che formano da un punto di vista pedagogico i figli e sono quelle che un giorno trasmetteranno a questi figli i valori della tradizione, che sono i valori purtroppo in quell'ambiente, i valori dell'onore, del rispetto, della vendetta e del sangue. Questi valori sono proprio le madri che li trasmettono, perché sappiamo tutti le donne in quegli ambienti non hanno ruoli ufficiali, ma sono fondamentali, perché sono madri, perché appartiene alle madri il compito di trasmettere. Sono coloro che custodiscono la storia, custodiscono il passato e trasmettono. C'era una famosa antropologa francese, Sebretzere, non ricordo bene il nome, la quale parlava, ha studiato a fondo questo tipo di cultura e parlava di pedagogia della vendetta, ossia queste donne, le donne di questi ambienti formano all'idea della vendetta, quindi è chiaro che non ci si può sottrarre. Quando si cresce così è evidente che non ci si può sottrarre. Certo. Jacques Maritain diceva, in un certo punto delle sue grandi opere, la didattica della famiglia. La didattica della famiglia che si trasferisce nella scuola, che si trasferisce nella società. Quando il bambino o il ragazzino torna a casa e racconta ai suoi genitori: papà, mi hanno tirato uno schiaffo. E il papà dice: cu fu che ti tirò sto schiaffo? Dimmi cu fu. E magari il bambino non vorrebbe dirlo chi è stato, perché la coscienza neonatale è una coscienza che ancora, come tabula, possiamo dire che inizia a formarsi a quell'età, si inizia a scrivere su quella tabula che è rasa prima. E il padre dice: se non mi dici tu, io mo ti metto un altro schiaffo. E allora il bambino impaurito magari dice il nome al padre, e il padre dice: adesso vieni con mia
che chiamo gli anappai e senciù di cime, vediamo chi lui che mi risponde. Ecco, questo è il tarlo, è quel vermiciattolo che sempre più scava, e scava dentro un libro che io non ho definito un libro di 'Ndrangheta, assolutamente. Questo credo che sia un libro rivoluzionario. Dico rivoluzionario perché? Perché rivoluziona l'ottica di analisi della 'Ndrangheta, in quanto c'è la figura di questa padrina, di questa figura femminile, che è la mamma della la nonna, la bisnonna, e poi con tutti quei nipoti, tutte quelle cose che ci sono dietro. E allora io vorrei ritornare un attimo alla funzione della donna all'interno della società odierna, perché quella di una volta lo andremo adesso a scoprire delineando la padrina. Beh, la funzione della donna, allora, la funzione della donna è una funzione primaria. Primaria, nonostante questa apparente subalternità, in realtà è primaria. Perché, abbiamo detto, perché è madre e trasmette i valori. Perché se ti riferisci alla padrina, perché è quella donna che conserva in maniera autoritaria il patrimonio culturale e lo vuole tramandare ai nipoti. Però c'è una sua nipote, pronipote, che a un certo punto capisce di non essere aderente a quel tipo di cultura. Vuole percorrere una strada propria, vuole sganciarsi. Prova a farlo cercando, sforzandosi di creare le condizioni per andare via, perché capisce che all'interno dell'ambiente non può cambiare, quindi si deve allontanare. Ci saranno una serie di impedimenti all'inizio, ma alla fine riesce ad andar via. Ma come vuole la nostra migliore tradizione familistica, perché qui da noi una delle piaghe, tra virgolette, è l'estremizzazione dei sentimenti, per cui quella che è la famiglia e i valori che la famiglia tramanda si trasformano in familismo, quindi a quel punto diventano più che un ambiente rassicurante, diventano quasi una prigione. E questo lo scopre la ragazza che vuole andar via. Perché? Perché quando riesce ad andar via e quindi immagina per sé un cammino indipendente, lontano da questo ambiente, capisce che in realtà ciò non può avvenire. Perché? Perché ci sono i sentimenti che la tengono legata. I sentimenti legata alla famiglia, saldamente alla famiglia. E lei non può che rispondere a questa famiglia. Alla quale lei è costretta in tutti i modi, a tenerne conto. Lei deve per forza comportarsi come dice appunto quella signora che sta lì e che decide tutto. Ecco, lei non può sfuggire, perché quando tenta di sfuggire addirittura rischia di morire. Sì. Infatti ha passato poi, ha subito una serie infinita di tragedie, perché chiaramente da quel tipo di cultura non poteva venire altro. Ovviamente questa ragazza, poi donna, eccetera, passa la propria vita sempre desiderando questa dimensione che lei non riusciva mai a raggiungere, nella quale non riusciva mai a concretizzarsi, fino a che ormai donna matura, purtroppo non essendo riuscita a sganciarsi, perché i sentimenti sono qualcosa di più forte e tengono legati, soprattutto quando sono trasmessi come vengono trasmessi in questa cultura, tocca il fondo, ossia subisce una cosa terribile,
tra le cose più tremende, forse peggiore anche della morte, subisce questo, lei sente di essere ormai distrutta, definitivamente distrutta, quindi una vita passata praticamente all'interno a subire questa logica e tutto quello che questa logica ha comportato, ormai rassegnata a non andare più da nessuna parte, ad essere ormai una sconfitta per sempre, ma all'improvviso capisce una cosa, che lei, quel dolore, quel dramma peggiore, il peggiore tra tutti i drammi che aveva subito, il peggiore che ha subito, lei lo poteva trasformare. Ha capito che poteva trasformare quella cosa. E da dentro quel dramma lei ha trovato la forza di venire fuori, di venire a galla. Ha trovato la forza di gettare quel seme che per tutta la vita aveva provato a gettare e non era riuscita. Dalla negatività sociale, dalla negatività di quell'ambiente, dalla negatività andranghettistica deviata, lei è riuscita a recuperare, giustamente come dici tu, quel seme che andava appunto distribuito, seminato, coltivato per una nuova generazione, per nuove generazioni. Tanto è vero che lei subisce l'altra violenza, quella del mondo del lavoro. Quando lei desidera tanto andare a Milano e desidera partecipare a questa scuola di disegno di abiti, di questa, e gli viene detto no. No perché? Perché tu non ti puoi staccare da questa terra, tu non puoi tradire i tuoi sentimenti, tu non puoi dire io mi ribello a questa famiglia. Esatto, ma questo tutta la vita lei l'ha passato a non potersi ribellare, a volerlo fare, a capire che c'era uno spiraglio, a capire che c'era la via d'uscita, e la via d'uscita era lei stessa, era il desiderio suo di seguire le proprie inclinazioni, le proprie passioni, quella era la strada, la libertà di poter fare questo, e lei questo non lo ha potuto fare a causa del cappio dei sentimenti che l'hanno tenuta legata. Quando alla fine è riuscita nel clou del dolore, nel profondo dell'inferno, a venir fuori, ma a venir fuori in che senso? Nel senso non più che lei potesse realizzare qualcosa, perché la sua vita ormai era per lo più passata, ma nel senso che poteva gettare quel seme che avrebbe poi camminato per conto proprio. Perché ho raccontato questo? Perché volevo dire quello che avevo capito dall'osservazione, ossia che il cambiamento non può venire da fuori, non ci darà nessuno quello che non abbiamo. Il cambiamento viene da dentro noi stessi, dobbiamo cercarlo dentro di noi, nella nostra forza di cambiare, nelle nostre capacità, nella nostra ricchezza interiore, nella nostra libertà di pensarci individui in questo mondo, nel mondo, non in un ambito, ma nel mondo. Riuscire a pensarci così significa riuscire a tirar fuori le nostre capacità e non soffocarle perché una cultura ci impone dei dettami. Ecco, facciamo un passo e veniamo all'oggi, partendo da questo che tu stai dicendo. Tu che hai osservato per tanti anni, che hai vissuto per tanti anni in un determinato contesto, diciamo del Borghi all'interno della Locride, hai potuto sottolineare quello che tu stai raccontando in questo libro. Oggi quanto è rimasto? Oggi quanto è alta l'asticella di quella società? Quanto dobbiamo ancora aspettare affinché le generazioni possano cambiare tutta la società?
Beh, non è esattamente come era un tempo, perché viva Dio ci sono, come dire, molti indizi che fanno pensare che la società sia in cammino. Però ci vogliono molte cose. Ci vuole la consapevolezza di sé, ci vuole una buona scuola che aiuti a comprendere, una scuola che intercetti le passioni dei ragazzi, cioè una scuola un po' diversa da quella che c'è adesso, non una scuola prescrittiva e una scuola che incentri tutto sulla didattica, ma una scuola formativa, una scuola che abbia come obiettivo quello di comprendere i singoli ragazzi, i singoli bambini e i singoli giovani, per comprendere le loro passioni. Accanto a questo ci vorrebbe una politica intelligente che investisse in formazione, perché la formazione non può essere solo quella scolastica, ma ci sono molti altri canali che vanno a toccare i tasti della creatività. Per esempio, mi riferisco al teatro, mi riferisco all'arte in genere, mi riferisco a molte altre cose che, se messe nella condizione di esprimersi, saranno quelle che poi riscatteranno. Perché la scuola, così com'è, è un'area di parcheggio per determinate frange della società. Se invece non è più un'area di parcheggio perché riesce ad intercettare le passioni di questi giovani, e allora le cose cambiano, perché alla passione non si dice di no. La passione è qualcosa che ci prende, ci governa. Chi ha la fortuna di avere una passione per qualcosa, che sia la letteratura, la scrittura, poesia, pittura, quello che è, sa bene quello che dico, sa che significa che vive per quello, che lotta per quello, che non può vivere se non fa quello. Per cui dare e ricevere e sapere accogliere la buona cultura. Sì. Una cultura che all'interno di questo libro, La Padrina, viene anche narrata attraverso un solo colpo di fucile. Uno solo. Questo si dice che un libro di 'Ndrangheta e non si spara mai, e non si uccide mai nessuno, e non ci sono funerali, non ci sono carabinieri, e non ci sono retate. C'è invece l'analisi dell'io interiore della protagonista. Mi dici gentilmente qual è il suo io, cosa vuole da quello che lei ha vissuto e che poi purtroppo non riesce a realizzare, perché poi, quando addirittura la costringono ad andare in America, eccoli il tracollo definitivo dell'ubbidienza, ancora, che penso che per la donna sia la peggiore cosa, andare a sposare chi magari non si vorrebbe sposare, chi magari nei sogni il principe azzurro non era lui, ma era un altro. Ma questa è la condanna delle donne di determinati ambienti. Ma in generale nella nostra cultura ci sono questo tipo di imposizioni. Oggi non è più esattamente rigidamente così, adesso insomma, grazie a Dio le cose sono abbastanza cambiate, eccetera. E che secondo me bisogna prestare più attenzione a noi stessi, a questa cultura, per cercare di limare laddove ci sono delle cose da limare e laddove c'è linfa che alimenti e che nutra determinati comportamenti e determinate culture. Certo, non sono cose che cambiano dall'oggi al domani, sono percorsi che richiedono tempo, che richiedono autoanalisi, che richiedono consapevolezza, che richiedono confronto. E quindi è chiaro che ci voglia del tempo, questo è evidente. Mi riallaccio alla prima domanda che mi hai fatto, il senso di quel passaggio di testimone. Ebbene, sta lì la risposta, nel senso del passaggio di testimone, ossia io ho analizzato determinate cose, ho visto determinate cose, ho cercato di trasferirle in un libro, perché per dare, per trasmettere
a chi leggerà il libro riflessioni forse più approfondite di determinati ambiti, che poi non sono solamente di determinati ambiti, ma sono di quelle cose profonde che attraversano le varie società, soprattutto le attraversano con la sensibilità femminile, perché la sensibilità femminile in ogni società ha una sua collocazione specifica e ha una sua entità specifica, perché per una serie di ragioni culturali che riguardano ogni tipo di società. Poi ci sono quelle dove è ancora più sentita, ancora più forte e ancora più incisiva. E poi significa passare il testimone di tutto questo, di quello che c'è, a chi dovrà farsi carico per proseguire l'opera di comprensione e autoanalisi, perché è lì che sta il nodo. Dobbiamo comprendere, analizzare noi stessi, cercando di comprendere, ma non il noi partendo dai singoli, anche il noi collettivo. Chi siamo? Dove stiamo andando? In questa società che futuro avremo? Quale sarà questo futuro? Cosa vogliamo noi? Staccarci completamente dalle nostre radici oppure elaborare queste radici e in quel solco cercare di camminare prendendo quanto di propositivo c'è, e per propositivo intendo quanto ci spinga a camminare e non ci tiene fermi, lasciando indietro invece tutte le catene, tutto quello che ci tiene fermi e bloccati in un passato che fino ad ora non è che ci abbia dato una grande visione del futuro, no? In modo da poter guardare il futuro senza scimmiottare cose che non ci appartengono, ma essendo noi stessi. Perché comunque sia, la nostra tradizione culturale non è da buttare, cioè no, ricordiamoci da dove veniamo, no? Anche se è un passato lontano, la nostra cultura, filosofia antica sulla quale si fonda tutto il sapere moderno, in ogni caso ci appartiene, in ogni caso, voglio dire, la nostra tradizione culturale è lì che ha le sue radici. E vi assicuro che non sono radici di cui vergognarsi. Io sono stata diverse volte al Nord a presentare altri miei libri e credetemi che parlando della nostra cultura a gente del Nord ho avuto dei riscontri che non mi aspettavo, perché quando parlavo per esempio della famiglia, del valore e del senso della famiglia qui da noi e delle donne che caparbiamente lottano per tenerla unita il più possibile, perché come diceva Winnicott, la famiglia è il nucleo fondante di ogni società. È vero che la famiglia varia da ambiente ad ambiente, infatti poi uno come Ackerman ci dice che è un'entità sfuggente perché è uguale in tutti i luoghi e non è uguale in nessun luogo, va bene, quindi è anche vero questo, ma è vero che è l'epicentro della società. E questo, perdonami, è stato compreso, tant'è che mi è stato risposto in quel di Torino, mi è stato detto in una situazione in cui c'era molta gente tutta di là, mi hanno detto, ma lo sa che lì da voi avete un patrimonio sociologico, antropologico, che noi ce lo sogniamo, perché se da voi ancora resistono certi valori, se da voi ancora resistono certe cose, perché resiste questo valore fondante, perché voi caparbiamente difendete questo valore fondante che è la famiglia, che sono le relazioni. Qui da noi queste cose non esistono più, noi ci troviamo con figli che ci salutano giovanissimi, li salutiamo giovanissimi, e poi sappiamo ben poco della loro vita, e quando invecchiamo non siamo più nessuno. Noi nonni non raccontiamo più
perché non abbiamo i nipoti a cui raccontare. Da voi invece sì, si fa. Certo. Non voglio uscire fuori dal seminato, apro una parentesi e chiedo alla scrittrice Palma Comandè, oggi questi valori, questa società al meridione li sta perdendo? No, io non credo che li stia perdendo, è difficile che qui da noi si perdano queste cose, perché la nostra società qui è una società che in fondo è ricca, noi lo sappiamo che siamo ricchi di beni preziosi e questi beni preziosi sono questi nostri valori che vanno ovviamente rivisti e limati in talune cose, come dall'esperienza mia ho visto questa forma esasperata di familismo, cioè se noi riusciamo a trovare una dimensione più equilibrata del nostro rapporto, del nostro essere genitori, del nostro essere figli, del nostro essere parenti in generale, se riusciamo a rispettare, ad accogliere l'altro rispettando e a non proiettare sull'altro, sul figlio, eccetera, eccetera, i nostri bisogni, noi riusciremo a creare una società più aperta, più capace di esprimere se stessa e quindi più capace di poter guardare al futuro, ma senza rinnegare questo che ci viene dal nostro passato, che è il bene che noi abbiamo della famiglia e delle relazioni, che ancora riusciamo a conservare. Certo, ritorniamo nuovamente al libro. La conflittualità esistente a livello sentimentale, tu hai usato un termine poco fa, dice percorso. Io casualmente non mi ero segnato una cosa, questo libro credo sia un percorso, è vero questo mio pensiero, ho interpretato bene o no? Perché poi la seconda domanda, te la faccio subito perché non desidero interromperti, è un nuovo tipo di verismo pirandelliano, è un nuovo verismo che narra ciò che molti occhi non vogliono più vedere o che vorrebbero che non fosse mai esistito, dove non si lotta più forse per cambiare? Ma diciamo che è un neorealismo più che verismo. Io penso, a me piace osservare e parlare la voce della verità, perché sono convinta che al di fuori della verità, della chiarezza, del dirci le cose come stanno, non c'è cammino. Il cammino deve avvenire con la schiettezza e la lucidità, l'osservazione lucida. Quindi parlo di realismo, un realismo sì, assoluto, non ci sono dubbi su questo. E poi sono convinta anche che sì, c'è un futuro, come no? C'è un futuro. E c'è perché questa società è in cammino, perché se da un lato è vero che la globalizzazione è anche omologante, è pur vero che qui da noi lo è meno che altrove, perché qui da noi esiste quella storia che gli altri non hanno, esistono la tradizione culturale che nelle altre società non c'è, e questa tradizione è conservata, saldamente conservata, proprio nei nostri centri più interni. Perché, guardate, io insomma ho studiato anche i nostri autori, no? Ebbene, Saverio Strati, non lo dico perché mio zio, sono anche nipote di Saverio Strati, non lo dico per quello, lo dico perché ho studiato le sue opere così come ho studiato Corrado Alvaro. Ebbene, Saverio Strati diceva che ogni individuo conserva in sé almeno 200 anni di storia. Questa conservazione di storia di ogni individuo significa che è una somma di storie, perché un individuo che conserva 200 anni di storia significa che conserva in sé radici che sono state conservate per altri 200 anni ancora. Quindi la nostra tradizione culturale arriva, non dico intatta,
ma sicuramente gran parte di questa tradizione arriva. E un'altra cosa importante, diceva lui, che era un neorealista puro, un'altra cosa molto importante, ossia che sono i poveri a fare la storia, che sono gli umili a fare la storia. E in pratica lui affermava quello che Hegel affermava in filosofia, che la storia la fanno gli umili. Perché? Perché gli umili conservano le radici, perché gli umili conservano non solo le radici, ma dentro hanno il bisogno di camminare, sono coloro che per la povertà, per la miseria, eccetera, sono quelli che si muovono e quindi sono quelli che camminano, che non hanno la necessità di conservare uno Stato che li fa soffrire, quindi sono quelli che si muovono. E allora sono quelli che sono emigrati, sono quelli che hanno, si sono evoluti, i cui figli poi hanno compiuto un cammino di crescita, che hanno studiato e che poi magari hanno desiderato di ritornare. Perché? Perché c'è il richiamo. Perché non è solo un richiamo fisico di memorie legate ai luoghi, è anche un richiamo dell'anima, un bisogno di ritrovarsi in qualcosa che non c'è in nessun altro luogo. Un richiamo che direi quasi a volte accade da generazione in generazione. Io sono convinto che anche se una generazione, io parlo a livello personale, scusate se faccio un riferimento personale, me ne sono andato purtroppo da Siderno a 23 anni e mezzo, sono andato, vissuto a Genova e sono rientrato, non so se rimarrò o non rimarrò, però io sono convinto che questo desiderio di ritornare io l'abbia trasmesso ai miei figli, anche se loro oggi mi dicono no, io non tornerò mai, però ogni volta sono sempre qua. Ecco, per cui io credo che questo sentimento lo si trasmette anche ai propri figli, alle generazioni future. E allora io chiedo, seppur sola, senza l'appoggio di Lisa e di Peppe, sentì che avrei dovuto lottare. Ecco, la lotta, il combattere, il dover a tutti i costi raggiungere l'obiettivo che si desidera, ma che sembra che sia lì, che lo stai toccando e poi improvvisamente invece scompare. Qual è il momento in cui si accorge della sconfitta la protagonista della Padrina? Ma diciamo che forse non si è mai accorta di sconfitte, perché in realtà, come hai detto prima tu, è una donna in cammino, come la nostra società, è una donna che rispecchia la nostra società, siamo tutti in cammino. E lei però riesce a comprendere che questo cammino e questa evoluzione deve avvenire dalla consapevolezza di sé. E questa è la cosa più importante di questa prima ragazza e poi donna che è riuscita a, insomma, non dico a venir fuori completamente, ma a prendere consapevolezza di sé. È un cammino difficile, è un cammino doloroso, è un cammino che ha comportato rinunce, ma è un cammino. Non c'è stagnazione, cioè questo libro non racconta fatti cruenti fine a se stessi, racconta un percorso di vita guardato dal punto di vista delle donne, perché le donne sono quelle che osservano di più, sono quelle che sono più percettive, hanno di più la capacità di relazionarsi non solo su un piano cerebrale, ma anche sul piano emotivo affettivo. Sono quelle dotate di una spiccata, sì, intelligenza cognitiva, ma una spiccatissima intelligenza emotiva, che è tipica delle donne. E quindi quando si crea questo connubio tra l'intelligenza cognitiva e l'intelligenza emotiva, allora i fatti della vita si guardano
come dire, in maniera completa. E se ci sono cammini da fare, sono sempre le donne quelle che li cominciano davvero, perché sono quelle che lavorano all'interno della famiglia, lavorano per un reale cambiamento, sono quelle che riescono a vedere oltre. Ecco perché certo, le donne. Certo, e non solo questo, ma addirittura quasi l'obbligo nei confronti del figlio ad andare a come dire, imparare un mestiere. Tu non vai a imparare o fai qualche cosa, perché non va a scuola, non vai a fare queste cose che... E questo è la donna, è la madre, certo, che viene fuori. E allora in questo percorso io dico... Io dico, il nostro ambiente ci accompagnerà ovunque. Siamo suoi figli e non possiamo che obbedirgli. Ecco, allora, il figlio che obbedisce alla madre, il figlio che ha in braccio un fucile e la madre dice anche, devi sparare. Devi ucciderlo. Ecco qui dove c'è il ritorno di quell'io interiore di cui dicevo prima. E allora a questo punto dice no, no, santo, esclama. E allora qui cosa succede al ragazzino? Il ragazzino impara, il ragazzino acquisisce, il ragazzino trasmette, il ragazzino obbedisce. E non solo il ragazzino, ma anche ciò che aveva fatto la madre. Sì, beh, qua tu stai citando un episodio della padrina, certo, cioè la padrina che impone al figlio di uccidere un uomo, certo, al ragazzo, cioè un ragazzo quindicenne gli impone di uccidere un uomo per vendetta, perché la motivazione che gli dà è ora che diventi uomo, quindi lui diventa uomo se dà prova che è in grado di ucciderlo un uomo. Beh, insomma, soffermarci su questo mi sembra anche, cioè parla da sé questa cosa, è una sì, cosa che parla da sola. Io ho voluto citare queste righe per un semplice motivo, perché tu hai iniziato, hai detto giustamente, hai usato dei termini molto precisi, il rispetto, il dover fare, il essere costretti a fare. Questo è uno degli esempi che noi troviamo lungo il libro. Però c'è anche da dire, quando passa tutto, quando ti adegui, ecco, ti adegui, questo termine, l'adeguarsi ad una situazione sociale, familiare, no? Che era stata inculcata, obbligata ad essere seguita. Ma lasciamo stare questo percorso, questa parte di percorso, e andiamo all'altra parte di percorso, dove a me è interessato moltissimo mettere l'accento sul fatto che ci sono tanti morti che non si vedono, tanti funerali che non vengono raccontati, tanto interiorità negativa che viene quasi soppressa, perché nessuno deve dimostrare che la causa era la famiglia, non quella alla quale si è nati, in quella che si è nati, ma quella che si è costituita poi. Vedi i fatti d'America. Sì, è sempre lì il problema, no? È sempre lì, tutto all'interno della famiglia. È chiaro che insomma, il nodo è sempre quello. Io insomma vorrei andare in una dimensione anche un poco più di speranza, ma non solo di speranza, ma proprio di osservazione di quanto accade. C'era, io mi rifaccio sempre ai nostri grandi, e ricito ancora Saverio Strati perché lì nella sua opera trovo che ci siano molte risposte a tante nostre domande.
Per esempio, lui aveva individuato che l'emigrazione per i nostri non era solo dolore, non era solo lontananza, l'emigrazione era anche conquista. Cioè loro, una volta emigrati, capivano che c'erano delle possibilità, cioè che era la possibilità di crescere, era la possibilità di andare oltre, e quindi la vivevano come una opportunità. Ecco, nella Padrina questo cammino, il fatto che lei, come dici tu, l'America, eccetera, eccetera, se da un lato è stato dolore, dall'altro lato è stata opportunità di crescita. Progresso addirittura. Infatti lei dice a un certo punto che l'abbraccio, lei in America una cosa aveva imparato, la protagonista, ad abbracciare. E da noi, noi calabresi, ma non parlo solamente, parlo, immaginate i paesi interni, perché insomma è un libro che per lo più trae origine dall'osservazione nei paesi interni. La manifestazione dei sentimenti qui da noi è qualcosa di ostico, cioè fisicamente, se ci fate caso, quanti di noi riescono ad abbracciare e manifestare un sentimento che gli viene dal cuore? Spesso, specialmente gli uomini, si trattengono, non lo fanno. E la protagonista dice a un certo punto che tra le cose imparate dagli americani, quella che più di tutte le aveva dato un'idea di libertà era stata aver imparato ad abbracciare, aver imparato con l'abbraccio a manifestare i sentimenti. E quando lei l'ha fatto con il proprio fratello, è successo che il fratello si è ritirato dalle sue braccia a testa china, arrossendo, e lì lei ha capito che da un lato c'era quella conquista della quale lei era felice, perché si era aperta in lei una porta, e quella porta lei non voleva chiuderla più, perché al di là del gesto dell'abbraccio c'era il fatto che lei si vedeva in cammino, cioè lei era riuscita a far quello, e con quello significava che stava riuscendo a fare molte altre cose. Quindi tirar fuori prima di tutto se stessa, tirar fuori i propri sentimenti, vuol dire anche fortificarsi e acquisire una consapevolezza rispetto a tutto ciò che invece vorremmo contrastare e non riusciamo a farlo. Certo, certo. E tu adesso con questa analisi lungo tutta la serata ci hai, io ti avevo fatto la domanda appunto dell'io interiore di questa ragazza, dopo tutto quello che hai detto penso che sia chiaro qual è l'io di questa donna che ha la speranza e che giorno dopo giorno crede di poter attuare ciò che desidera. Ed eccola qua, ne rimasi colpita e la parte di me ammorbidita si vide non più in una prigione, ma in cammino su una strada diversa. Pensai a mia madre e alla sua teoria del c'è tempo per conoscersi. Ecco, il tempo della conoscenza, il tempo della conquista di una parte di verità, di una parte del ciò che vorrei essere, ma purtroppo non riesco a farlo. Ecco, penso che questa sia la condizione appunto della positività di questo libro. Assolutamente sì, è conoscersi, conoscere se stessi e cioè, o almeno insomma provare a farlo, perché non è che uno conosce se stesso, cioè qua entriamo in altri ambiti molto più complicati e molto più difficili, ma sicuramente intanto avere consapevolezza di essere qualcosa, dopodiché mettersi in contatto con se stessi per poter poi procedere in una via, in un cammino di conoscenza. Questa ragazza, donna, rappresenta in fondo noi donne, no? Tutti noi, ma non voglio neanche limitare alle donne, voglio dire noi individui, noi persone, donne e uomini che a un certo momento prendiamo consapevolezza di noi e rispetto a qualcosa che ci opprime, come in questo caso e questo tipo di cultura,
vogliamo a un certo punto prendere le distanze per essere noi stessi, semplicemente. Semplicemente questo. Quindi diciamo che è un libro che ha una visione diversa rispetto a tutta la letteratura di questo genere fatta fino ad ora, una visione più introspettiva, più sociologica, diciamo meno penale, ecco, insomma, passatemi il termine per dire che si incentra meno su reazioni di tipo giuridico, penale, eccetera, ma si incentra sull'uomo. Quindi le azioni che ci sono, sono degli strumenti narrativi, degli espedienti narrativi per raccontare l'essere umano, l'individuo, le sue capacità reattive rispetto a se stesso e rispetto all'ambiente in cui si trova. Certamente è un cammino, si esce da certe cose, questo non c'è dubbio. È il cammino del cambiamento. È il cammino del cambiamento, è il cammino che è chiaro, si fa partendo da se stessi, non ci verrà mai nulla da fuori, non ci verrà mai niente che ci dia una strada per cambiare, se immaginiamo questo sbagliamo e siamo sconfitti in partenza, questo cammino viene dentro di noi. Siamo noi che lo dobbiamo fare, su questo credo nessuno di noi abbia dubbi. Chi leggerà questo romanzo comprenderà che anche in ambienti così compressi all'interno di una cultura che non fa sconti, eccetera, di una cultura che è alla fine un cappio al collo e suicida, perché è chiaro, uccide sé, il sé collettivo, anche all'interno di quello si riesce a cambiare, basta ascoltare se stessi. L'incarnazione di due forma mentis e di due modi di vivere, di due concezioni di vita che sono completamente diverse l'una dall'altra. Io non lo so, signore, io continuerei anche a lungo, però non so se vi abbiamo annoiato oppure. No, credo che possiamo, abbiamo detto abbastanza. Se abbiamo detto abbastanza, ditecelo se avete capito qualcosa di quello che abbiamo, se siamo stati bravi a farvelo capire. A questo punto io dico, se c'è qualcuno che volesse intervenire a porre delle domande, a dire qualche cosa, felici veramente di poter rispondere. Prego. Venga, venga. Buonasera. Allora, no, siete state esaustive, è stato un piacere ascoltarvi. È stato un bellissimo dialogo tra il relatore e l'autrice. Mentre esponevate, ovviamente, raccontavate il romanzo, io riuscivo a seguirvi ed era una cosa bellissima. È stato veramente un dialogo perfetto. Grazie. Però ho una sola critica e infatti, e questo è l'oggetto della mia domanda, è una domanda semplicemente a precisazione, anche se in parte l'autrice ha già risposto. L'unica, diciamo, discrepanza che ho rilevato è che mentre l'autore, col dovuto rispetto, ha utilizzato il termine 'ndrangheta, l'ha citato 2-3 volte, l'autrice questa parola non l'ho mai utilizzata. E dico questo perché ritengo che comunque il termine 'ndrangheta, più che un aspetto sociologico, riguardi più l'ambito giuridico. Anche l'autrice stessa ha detto che non si trattano temi assolutamente di diritto penale o comunque di qualsiasi altra branca del diritto. E appunto la mia domanda è proprio questa. Lei all'interno del suo libro ha inserito per caso anche una sola volta questo termine? No. Solamente questa qui era la mia domanda, per capire tutto. No, grazie. Perché lo scopo mio non era di ghettizzare e stigmatizzare un percorso di vita con una, come dire, una chiusura all'interno di una definizione. Non l'ho fatto volutamente, non l'ho detta volutamente io stasera questa frase, come non la dico
mai. Qualche volta definisco donne di 'Ndrangheta, ma poiché si tratta di un cammino di esseri umani, non amo definirlo così, perché se si definisce 'Ndrangheta già si delimita uno spazio sociale. E io credo che sia nelle mie intenzioni, sia il risultato nel libro, non sia limitato, seppur tratti di questo, non sia limitato a quello spazio sociale, ma parli di un percorso che alla fine è umano, ossia verso, è un cammino per uscire da qualcosa che ci attanaglia. Questo, l'Ndrangheta in questo caso, ma ci sono casi di altro tipo. A me interessava l'aspetto umano, l'essere umano che si muove, che cammina. Quindi non amo chiudere questo spazio, intrappolare in uno spazio definito, perché altrimenti dice sì, un libro di 'Ndrangheta, anche quello, però va oltre quello e parla dell'uomo, parla delle dinamiche profonde interne di uomini, di individui, donne, anche uomini ci sono, non parla solo di donne, che soffrono di stare in determinate condizioni. Ci sono anche uomini che soffrono la condizione in cui si trovano, ma non hanno la stessa forza. Viene ucciso delle donne. Addirittura uno, esatto. Proprio perché andava, viene ucciso diciamo, proprio perché si vuole allontanare. Perché si vuole allontanare. E viene ucciso il giorno e la fidanzata anche, esatto. E la fidanzata anche, per cui e, insomma, diciamo che è stata una mia scelta quella di non parlare di questo, proprio per non indurre a delimitare lo spazio. E poi indubbiamente c'è anche da dire, ma così torniamo anche ancora sul libro, voglio dire, cioè andiamo avanti, e cioè, il contesto, no? Fondamentalmente è la narrazione di un ambiente, è la narrazione di uno spaccato sociale. È questo, per cui se noi ci introduciamo in questo spaccato sociale e veniamo da un'altra sfera, si nota subito quello che accade in questo spaccato sociale. Certo, anche perché è uno spaccato sociale che viviamo, non è avulso, lo esatto, vediamo, lo vediamo, che ci camminiamo accanto, quindi insomma non è una cosa che viene dall'altro mondo e non è distinto, è qualcosa che purtroppo insomma ci cammina accanto, quindi l'osservazione viene spontanea ed è il caso anche di, attraverso questa osservazione, di interrogarci noi stessi su certe cose. Certo. Ecco. Qualche altra domanda? Bene, venga, non so chi sia. Ah sì, ecco, professore Zucco, venga. Buonasera. Sono molto orgoglioso di essere qua questa sera perché ho capitato quasi tutti i messaggi che questo libro vuole dare. C'è una frase magnifica: uomini in cammino. Stupendo, da sempre l'umanità è in cammino per evolversi, per andare sempre più verso quell'oltre che quanto prima la farà arrivare all'eternità, nell'eternità. È una metafora ovviamente quello che sto dicendo. Al di là di tutto c'è sempre forte questo contrasto generazionale che si evince dal dialogo che Pasquale Mouillat ha fatto con la scrittrice. Il contrasto generazionale è necessario, è giusto che ci sia, fin dalla caverna. Ricordate quando i cuccioli hanno ucciso il capo? Perché? Perché finché viveva il capo, loro non avrebbero avuto spazio per andare avanti.
Da lì nasce, diceva Luigi Cavalli Sforza, un grande antropologo, il contrasto generazionale. In questo libro c'è tutto. C'è un modus vivendi nuovo che viene in un modo o nell'altro, è come prendere il bandolo della matassa e cercare di sbrogliarla piano piano, piano piano, perché tutti i nodi, come si suol dire, vengono a pettine. A un certo punto si arriva dove? Si arriva a capire che la dignità umana è importante, e la scrittrice lo dice attraverso episodi a volte cruenti, brutti. L'educazione è importante, educere nella sua etimologia vuol dire portare per mano verso ambiti civili, moderni, più consoni. Anche nel mondo scolastico l'osservazione che lei aveva fatto è importante. Non debbono essere le aule, le scuole, zone di parcheggio, no. C'è lo stimolo alla consapevolezza del sé. È quello, quella è la carta vincente. Capire se vogliamo vivere da polli o da aquile, diceva Luis de Mello, un grande studioso dell'essere umano. Non vado oltre perché ci sarebbe da dire tanto. Questo libro è un messaggio per una vita futura più bella, gioiosa, ricca di spazio e di luce. Grazie, grazie Paolo. Grazie, grazie, grazie a lei Pasquale. Professore, grazie. E penso che sia stata proprio l'intenzione di Palma Comandè questo augurio, no? Di apertura, di speranza, di gioia del futuro. Io vi informo che con molta probabilità da questo libro sarà tratto un film, forse, speriamo, e che questo libro parteciperà con molta probabilità alle selezioni per il premio Strega dell'anno prossimo. E queste sono cose, sono soddisfazioni che per un'autrice calabrese della Locride si fa sottolineare l'eleganza, la gentilezza e la capacità delle anime e delle figure di eccellenza che la Calabria possiede e che devono semplicemente non solo germogliare come sono già germogliate, ma continuare a fiorire come sempre è stato fatto. Grazie a tutti voi, la parola al Presidente. Grazie. Eccezionale, vero? Io direi che questo sarebbe un testo, secondo me, da presentare nelle scuole medie superiori, dove c'è l'inizio della storia del guardarsi dentro. E quindi, bene, che dire, eccellente. Allora, ringraziamo Palma Comandè, ringraziamo Pasquale Mugliara, e poi noi ci vediamo qua domani, continuiamo a sud del sud, e più sud di questo dove lo trovate, a guidare la serata. Domani ci sarà Franco Martino. Grazie a tutti, arrivederci a domani. Le riprese le fai tu però. Sì.